Questo video vi faccio vedere il sito di Mesis Restaurant in cui possiamo vedere la home, i menu, gli speciali della settimana, i commenti del ristorante, dove scrivono sul ristorante i contatti, ma soprattutto la storia di Mesis, che è molto interessata. Dove, oltre a vedere la foto della proprietaria, si vede anche come Anusa, in quel momento in cui è stato costruito l'edificio, non c'era quasi niente. Guardate, nel 1930 la via Gympie Terrace era completamente vuota. Tornando alla homepage, vediamo che Mesis Restaurant è iscritta anche a TripAdvisor con il certificato di eccellenza ed un bel giorno lo chef manager mi ha chiamato dicendo: "Oh Marco, guarda, hanno scritto su di te su TripAdvisor e ma infatti su TripAdvisor vediamo un commento del 4 di agosto dove il cliente scrive che celebrando il loro anniversario con la moglie hanno voluto scegliere di andare a mangiare del pesce, quindi sono arrivati nel giusto posto dove il cibo era fresco, delizioso e ben presentato. Un membro dello staff, tra parentesi il mio nome, Marco, ci ha seguito in modo sorridente e ci ha aiutato a godere questa fantastica esperienza. Noi torneremo ad avere un'altra volta un bellissimo momento. Quindi, quando lo chef mi ha fatto vedere questa cosa, mi sono gasato tantissimo perché anch'io sono per la prima volta andato su TripAdvisor qua in Australia, non mi era mai capitato, e anche il manager del ristorante è stato molto contento. In questo video vi voglio svelare che da quando ho iniziato a lavorare come cameriere sono diventato un collezionatore, non di pietre preziose o di francobolli, ma bensì di biglietti e bigliettini da visita che mi lasciavano i clienti. Infatti, durante i servizi cercavo sempre di essere sorridente e simpatico con i clienti e più volte instauravo un ottimo rapporto, anche perché avevo trovato un modo per entrare subito in empatia con loro, raccontandogli la mia storia, perché ero in Australia, cosa volevo fare. Quindi per diverse occasioni alcuni clienti alla fine mi lasciavano delle loro referenze, i loro contatti o mi davano dei consigli. Allora, partiamo con quelli un po' più interessanti. Qui abbiamo una coppia, Don e Susie, che abitano nel New South Wales, un po' più a nord di Sydney, che mi hanno lasciato il loro recapito telefonico e l'indirizzo, perché hanno detto che venendo in Italia si sono trovati così tanto bene e hanno visto che gli italiani erano molto ospitali, non so dove siano andati, però così mi ha riferito, e ha detto che voleva ricambiare questa cosa invitandomi da loro un giorno che avrei avuto intenzione di passare verso Sydney o appunto nel New South Wales. Poi qua abbiamo un bigliettino da visita delle persone che abitano qua vicino, a Yumandi, che hanno un negozio che vendono cioccolata, che fanno la cioccolata artigianale e che poi la vendono al mercato di Yumandi. Gli avevo spiegato che avevo bisogno di lavorare facendo gli 88 giorni. E loro mi hanno detto che erano iscritti a Woofing e quindi mi hanno lasciato il loro contatto, che nel caso non avessi trovato qualcosa in tempi brevi potevo andare da loro. Qua abbiamo una coppia che viene dalla Nuova Zelanda,
La ragazza è una project manager e quindi mi ha detto di eventualmente inviargli il curriculum, anche se comunque non sapeva in questo momento se avessero bisogno di qualcuno nella loro azienda, però ancora non gliel'ho mandato. Ah, questo è bello. Questo è sempre un'altra coppia che viene dalla Nuova Zelanda e loro hanno questo business che fanno le guide turistiche nella foresta e mi hanno detto che quando inizia l'estate, inizia ad esserci caldo, gli aumenta così tanto il lavoro che hanno bisogno di una persona o due o tre persone. E vendendomi, gli avevo raccontato che ero stato scout, che avevo fatto diverse esperienze avventurose, come quando sono andato in bicicletta dall'Italia in Finlandia, oppure quando avevo girato l'isola d'Elba in kayak. Quindi loro si sono gasati più di me mentre gli raccontavo queste cose, e mi hanno lasciato il bigliettino da visita che, se mai volessi provare a fare l'esperienza da guida turistica, mi hanno detto che loro mi accetterebbero. Poi qua abbiamo, ecco, questo invece un ingegnere che lavora a Perth, si occupa della sicurezza nei cantieri proprio come quello che facevo io in Italia, e mi ha detto di contattarlo se mai dovessi andare a Perth. Questo per dirvi, anche se fate i camerieri, parlate di voi, parlate di cosa avete fatto, di cosa volete fare, perché è possibile che un vostro cliente sia proprio una persona che lavora nell'ambiente o nel settore per cui voi avete studiato o per cui voi volete lavorare. Quindi me lo tengo ben stretto perché mi potrebbe servire quel bigliettino di visita. Poi vabbè, non mancano le ragazze che lasciano i numeri di telefono. E qua questo bello, una ragazza mi ha detto che ero chirpy. Io subito, quando mi ha detto così, non avevo capito cosa voleva dire. E dopo me lo sono fatto scrivere su un fogliettino, e praticamente chirpy vuol dire cinguettante, sorridente, essere un uccellino.